presidente dell'ONU. Allora, innanzitutto, prima di cominciare l'incontro, desidero ringraziare e salutare con un caloroso applauso Abdulaziz Al-Nasser, presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, che è qui presente con noi in auditorium. Avrete il piacere di ascoltarlo nell'incontro di domani, venerdì 24 agosto alle ore 17, sempre in auditorium, sul tema politica internazionale e libertà religiosa con il ministro degli esteri Giulio Terzi. Quindi avremo anche domani questa possibilità. Oggi il tema è un tema che è cresciuto di importanza durante il meeting: desiderio e politica. Prima di introdurre, presento i nostri ospiti e i nostri relatori. Mary Ann Glendon, già più volte relatrice del meeting e professoressa di legge alla Harvard University e già ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Santa Sede. La ringraziamo per la presenza. E Wael Farouk, vicepresidente del Cairo Meeting e docente presso l'Istituto di Lingua Araba all'Università Americana del Cairo e da ottobre anche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Grande altro amico. Allora, desiderio e politica. Allora, è interessante perché questi tempi abbiamo visto che c'è chi dice che, rifacendosi al carisma di Don Giussani, si fa la scelta religiosa, chi dice che diventiamo la che dei potenti semplicemente perché applaudiamo le presenze istituzionali che vengono partecipando a questo contenuto. Chi fa la misura degli applausi per vedere se andiamo da una parte, andiamo dall'altra, ci si diverte tutti. Allora, siccome non voglio commentare io o noi, come si voglia, ma voglio che riportare brevemente, per introdurre l'incontro, a un punto fondamentale della storia del nostro carisma, quando Don Giussani andò ad Assago nel 1987, invitato dalla DC Lombarda, in realtà era un grande convegno culturale della DC, e delineò in tre punti che cos'è la nostra politica. Allora, potrei introdurre prima cosa, dico tre cose per introdurre, appunto, che la prima cosa, che a noi non interessa l'egemonia. Noi non siamo interessati a progetti politici, siamo contenti che gente di noi faccia politica, ma questo non è il nostro scopo. Mettiamocela in testa una volta per tutte. Non ci credete? Leggiamo quello che diceva Don Giussani. La politica, cito, la politica deve decidere se favorire la società esclusivamente come strumento manipolazione di uno Stato e del suo potere, oppure favorire uno Stato che sia veramente laico, cioè al servizio della vita sociale, secondo il concetto tomistico di bene comune. E quindi vuol dire che la prima questione è la politica al servizio di una presenza sociale. Noi, come scopo, innanzitutto abbiamo la costruzione di questa presenza sociale, che dice Don Giussani in un altro punto, e quindi nell'impegno con questo primato di libera e creatività sociale di fronte al potere, che si dimostra la forza e la durata della responsabilità personale. E aggiunge: un partito che soffocasse, che non favorisse, non difendesse questa ricca creatività sociale, contribuirebbe a creare o mantenere uno stato prepotente sulla società. Allora,
tutto l'impegno personale, ma non è il nostro scopo, o non è lo scopo del carisma, o non è lo scopo della nostra esperienza, dite quello che volete per evitare che poi i pronomi possessivi, gli aggettivi possessivi siano usati male. Il nostro scopo, lo scopo della nostra presenza è questa preparazione, questa educazione. Possiamo dire in un altro modo, che dice sempre Don Giussani, il rapporto con l'infinito che rende la persona soggetto vero e attivo della storia. Tale partenza porta gli uomini a mettersi insieme e a non rimanere nell'astratto, ma dice, nonostante l'inerzia o la mancanza di intelligenza di chi le rappresenta o chi vi partecipa, i movimenti non riescono a rimanere nell'astratto, ma tendono a mostrare la loro verità attraverso l'affronto dei bisogni in cui incarnano i desideri, immaginando e creando strutture operative capillari e tempestive che chiamiamo opere, forme di vita nuova dell'uomo, come disse Giovanni Paolo II al meeting di Rimini nell'82, rilanciando la dottrina sociale della Chiesa. Allora, la politica è strumento, secondo passaggio, di creazione di opere. Chi si dimentica qualcosa della nostra storia deve pensare che questo è quello a cui Don Giussani ci ha spinto, creazione di opere. Ma non è ancora finita. Opere fine a se stesse? Opere perché noi vogliamo agire, fare? No. Le opere servono a un'altra cosa. Le opere servono, terzo passaggio, e qui completiamo il dittico che è il titolo di questo incontro, a suscitare il desiderio. Lo scopo delle opere è la suscitazione del desiderio, il fatto che il desiderio cresca. Infatti dice ancora Don Giussani che cosa determina, cioè dà forma a questa unità dell'uomo, dell'io. È quell'elemento dinamico che attraverso le domande, le esigenze fondamentali in cui si esprime, guida l'espressione personale e sociale dell'uomo. Brevemente io chiamo senso religioso questo elemento dinamico che attraverso le domande fondamentali guida l'espressione personale e sociale dell'uomo. La forma dell'unità dell'uomo è il senso religioso. Questo fattore fondamentale si esprime nell'uomo attraverso domande, istanze, sollecitazioni personali e sociali. Quindi politiche, opere, desiderio, in un ordine inverso a quello normale. Allora noi potrebbe esserci che nel corso della storia qualcuno di noi ha delle responsabilità pubbliche, bene, di solito fa bene a fare queste, costruisce bene, ma anche se non fosse, noi abbiamo una presenza pubblica lo stesso e di più, perché il nostro scopo è questa suscitazione del desiderio. Per questo capite che l'incontro di oggi è così fondamentale, perché i nostri interlocutori, sia dal punto di vista teorico che operativo, sono persone che su questo tema ci possono dare un respiro mondiale, universale. Quindi do subito la parola a Marianne Glendon per la sua relazione. Thank you very much. It's grazie, grazie tante. È sempre veramente un piacere e un onore essere qui con voi. E una delle cose che mi è sempre piaciuta del meeting di Rimini è la sfida proprio di cercare di correlare l'argomento che gli organizzatori mi hanno assegnato al tema generale del meeting. È un po' come cercare di risolvere un puzzle. Non sono sicura di averlo risolto veramente per il giusto. Il mio argomento, educare la libertà, desiderio e politica, ha a che fare con il tema la natura dell'uomo, rapporto con l'infinito. Non sono sicura di aver risolto questo enigma correttamente, ma questo è il mio punto di partenza. I nostri desideri costantemente ci invitano, ci chiamano ad andare al di fuori di noi stessi. Per un cristiano, quando troviamo in noi stessi desideri che nulla sulla terra può soddisfare, ci sembra che sia un segno del fatto che questi desideri ci sono dati proprio per essere ricercati da colui che ci ha creato. Sono segni che per natura appunto mettono l'uomo in rapporto con l'infinito.
Sant'Agostino ha espresso questo meglio di me. I nostri cuori sono inquieti fino a che non riposano in te. Però ecco dov'è il problema. Cioè i nostri desideri sono indisciplinati tanto quanto sono potenti e quindi ha tanta importanza il fatto di educarli e addestrarli per portarci nella giusta direzione. Ecco perché questo titolo, Educare la libertà, desiderio e politica. Almeno spero di riuscire ad affrontare in questo modo. Oggi vorrei parlare di politica come di una vocazione degna di desiderio. Naturalmente sono ben consapevole del fatto che questo potrebbe sembrare ingenuo o addirittura assurdo per tante persone. Dopotutto, se la politica, come tanti ritengono, è soltanto una questione di arrivare al potere e di tenerlo, è abbastanza sciocco pensare ai politici come qualcuno che ha una vocazione di un qualche genere. E se la politica riguarda soltanto il potere, allora non c'è motivo particolare per cui persone di sani principi dovrebbero scegliere il servizio pubblico rispetto ad altre occupazioni, oppure perché uomini e donne nella loro vita privata dovrebbero interessarsi in particolare alla politica. D'altro canto, se prendiamo la definizione di Aristotele della politica, che dice appunto che si tratta di uomini liberi che deliberano come organizzare la loro vita insieme, l'idea di politica come vocazione diventa più comprensibile. Aristotele effettivamente è andato avanti e ha suggerito che la politica e la filosofia sono le vocazioni che più sono degne di scelta per persone che, come diceva lui, sono ambiziose per quanto riguarda la virtù. È una cosa difficile da sentirsi oggi, quando appunto la politica gode di così poca reputazione ovunque e tutti quindi potremmo volerci soffermare a cavillare con Aristotele. In questi giorni infatti ci potremmo chiedere proprio perché si deve scegliere la politica, ma dove insegno alla facoltà di giurisprudenza ogni anno riceviamo migliaia di richieste di giovani, uomini e donne, che dicono che vogliono studiare legge perché pensano che sia una buona preparazione per la vita politica. E c'è una cosa che poi mi intristisce, perché quando si laureano tanti dicono di avere cambiato idea, di avere cambiato opinione. Se gli chiedete perché avete cambiato opinione, dicono cose di questo genere. Alcuni dicono: la politica è una cosa sporca, a tal punto che il rischio è di esserne contaminati se la si segue, o emarginati se si cerca di seguire a tutti i costi i propri principi. Alcuni dicono che non vogliono rischiare di esporre le proprie famiglie alla politica di distruzione personale. E poi c'è un'altra motivazione, anche molto importante. Tanti dicono: ho paura di dover arrivare a così tanti compromessi per arrivare ad una posizione in cui magari potrei fare la differenza, che a un certo punto mi cambierei troppo e perderei di vista il vero e proprio motivo per cui ho deciso di entrare in politica. Infine, tanti dicono anche che le condizioni sono talmente brutte nella città o nel paese in cui vivono che non sarebbero assolutamente in grado di cambiarle. Beh, non si può certo dire che queste preoccupazioni siano irragionevoli. Di fatto sono talmente vere che ci si deve chiedere: qual è il desiderio così potente da motivare alcune persone a entrare comunque in politica? I greci avevano un nome per questa forza, il thumos. È una parola che in genere in inglese viene tradotto come spiritedness. Si tratta di un'anima emozionale, di un impulso, di una passione. Però per capirlo bene bisogna utilizzare l'allegoria dell'anima di Platone. Platone assimilava l'anima umana all'unione di poteri tra la riga e due destrieri. Un cavallo nobile che rispondeva ai comandi rappresenta l'impulso razionale dell'anima, invece l'altro
L'altro animale di spirito più elevato rappresenta le passioni difficili da controllare e quindi, dice Socrate nel Fedro, il compito dell'auriga è veramente difficile nel controllarli. Ecco il punto importante, il cavallo indisciplinato non è un animale cattivo, se ben educato, se ben addestrato, il tumos può essere la forza che porta a grosse conquiste dell'uomo. Il tumos può farci cercare la fama e la gloria, può ispirarci a fare sacrifici per cause più grandi di noi e anche può permetterci di far fronte a rischi e difficoltà. Però se il cavallo indisciplinato, diciamo, può fare quello che vuole, può portare a rovina sia il condottiero che tutti quanti. Quindi queste qualità connesse al tumos, l'ambizione, l'amore della gloria, il desiderio del riconoscimento, la volontà di potere, sono proprio le motivazioni per la scelta politica dell'uomo come vocazioni. Però c'è il pericolo che il cavallo indisciplinato possa portare alla rovina. Com'è che invece può essere educato e addestrato? Gli antichi filosofi hanno risposto a questo problema. Platone e Aristotele non erano ingenui circa la natura umana. Avevano opportunità di vedere appunto il peggio dell'essere umano e del comportamento politico. Gli esseri umani hanno anche la ragione, però se ne sono resi conto. E quindi gli uomini di Stato devono impegnarsi nel promuovere le condizioni che ci consentono a livello individuale e collettivo di raggiungere l'autocontrollo, di agire in maniera virtuosa e infine raggiungere una buona vita e un buon governo. La carriera di Cicerone ci dà un esempio meraviglioso del carattere mutevole del tumos. Cicerone era un giovane ambizioso che appunto aveva messo l'occhio precocemente sulla carriera politica. Il suo motto era una frase dell'Iliade: essere sempre il migliore ed eccellere sempre. Gli ostacoli alla sua ambizione erano enormi, non era un patrizio, era uno al di fuori della classe patrizia, aveva tra l'altro una debolezza a livello fisico e aveva paura di essere sulla scena, ma aveva un'ambizione enorme. Ci sono voluti tanti anni di determinazione e autodisciplina, ma alla fine ha raggiunto il successo come oratore, come uomo di Stato, come senatore e console. Più avanti negli anni, Cicerone, da anziano, diciamo, ha guardato indietro al suo desiderio giovanile di riconoscimento con un po' di humor e ha ricordato appunto la sua costernazione quando, dopo una visita di governo in Sicilia, ha scoperto che quasi nessuno a Roma sapeva che era stato via. A dire la verità, scrisse in una lettera, io pensavo che la gente a Roma parlasse soltanto del mio mandato di questore. Quando sono ritornato, durante il viaggio di ritorno, ho raggiunto Pozzuoli in un momento in cui era piena di gente. E sono quasi svenuto quando qualcuno mi ha chiesto quando avevo lasciato Roma e quali erano le notizie dalla città. Anche i biografi che più ammiravano Cicerone sono d'accordo sul fatto che la sua crescente ambizione aveva qualcosa in più di una tendenza nei confronti della vanità e dell'autopromozione. Ma qui c'è un punto interessante. Questo tumos l'ha portato al di fuori di sé. Ha alimentato la sua dedizione di una vita alla causa della conservazione della Repubblica Romana in un momento in cui c'era una deriva verso la dittatura. E la stessa
dedizione che l'ha portato a questa ascesa al potere lo ha portato anche a momenti cruciali di calo del potere, lo ha portato a pagare un alto prezzo per i suoi principi. Nelle discussioni politiche di oggi sentiamo dire molto poco del tumos e ancora meno della virtù. In gran parte il pensiero politico moderno, nel nome del realismo, ha seguito la visione di Machiavelli, che appunto i filosofi, e secondo cui appunto i filosofi classici, con il loro insistere sulla centralità della virtù, avevano chiesto troppo alla natura umana. C'è troppa distanza, scriveva, da come si vive a come si dovrebbe vivere, tanto che si accetta quel che viene fatto al posto di ciò che si dovrebbe fare e si conosce la propria rovina piuttosto che conservazione. Con una virtù, avendo eliminato appunto la virtù morale, Machiavelli non aveva più bisogno di discutere l'educazione e altro. Secondo lui le passioni egoistiche predominano sulla ragione in maniera regolare. È stato un filosofo politico inglese, Thomas Hobbes, tuttavia, che ha preso il concetto di natura umana di Machiavelli e l'ha portato un passo ancora in là. Hobbes ha rivoltato l'allegoria dell'auriga di Platone e ha messo le passioni nel carro e nella biga praticamente e ha fatto in modo che i pensieri per i desideri fossero esploratori e spie che giravano per trovare la strada per arrivare alle cose desiderate. Hobbes ha insegnato che appunto si poteva orientare il desiderio verso il bene, ha detto che la ragione era un calcolo al servizio dell'autoconservazione e autointeresse. Per quanto riguarda bene e male, Hobbes diceva, sono solo dei nomi, nomi che diamo alle cose che si desiderano. Questa comprensione molto povera della persona umana e della ragione umana era molto comune tra gli architetti del pensiero politico moderno e questo li ha portati a sottostimare l'importanza politica dell'aspetto della natura umana che frequentemente ha più peso dell'autointeresse materiale. Faccio riferimento naturalmente al lato positivo del tumos, cioè il desiderio del riconoscimento del proprio valore, della propria dignità e riconoscimento del valore e della dignità dei principi che stanno a cuore alla persona. Ora, in Italia soprattutto devo chiarire che non voglio indicare che Machiavelli e Hobbes abbiano avuto torto, interamente torto. Di fatto lo scetticismo che hanno dimostrato sul fatto che la ragione, la legge e l'educazione potessero essere sufficienti per dominare la passione era comune addirittura anche a San Paolo, nonché a Sant'Agostino. Ed è famosa l'affermazione di San Paolo ai Romani, sono d'accordo con la legge, la ritengo ammirevole, ma sebbene il bene di fare, la volontà di fare bene ci sia, non c'è l'azione. Per San Paolo, appunto, ci voleva la conversione personale e l'aiuto della grazia divina. Sant'Agostino aveva capito molto bene quello che voleva dire Hobbes quando descriveva la creatura umana come qualcosa di spinto da desideri insaziabili che cessavano soltanto nella morte. Ma era in disaccordo Sant'Agostino con Hobbes nella comprensione dell'oggetto dei desideri. I nostri cuori sono inquieti fino a che non riposano in te, diceva. Ora, arriviamo a un altro problema, cioè dov'è che la politica rientra nella comprensione cristiana dell'uomo? Questa è una questione che Edith Stein ha meditato molto dopo che è diventata suora carmelitana. Diceva che prima, appunto come contemplativa, avrebbe dovuto lasciare perdere tutto del mondo secolare. Poi invece dice, e cito, mi sono accorta che
ci viene chiesto qualcosa di diverso in questo mondo, e anche nella vita contemplativa si può non staccare la spina col mondo. Quello che Edith Stein arrivò a vedere è che appunto nel rispettare le ammonizioni del Vangelo di essere lievito e luce del mondo, la vocazione cristiana ha una dimensione politica ben definita, con una forma precisa che va determinata secondo le capacità e la vita di ciascuno. È una vocazione che comporta delle responsabilità del tutto particolari per i laici. Alcuni direbbero però, comunque voglio tenermi lontano dalla politica, e i padri del Concilio Vaticano II a queste persone hanno detto: chi ha un talento per l'arte della politica difficile ma nobile, o per le persone che possono sviluppare i propri talenti in questo senso, queste persone vanno preparate, e dimenticando la propria convenienza e interessi materiali devono impegnarsi in attività politica, e per quelli che hanno degli scrupoli morali dell'entrare in politica, il beato Giovanni Paolo II ha detto: accuse di carrierismo, idolatria del potere, egoismo e corruzione, e anche l'opinione comune che la partecipazione alla politica sia un pericolo morale assoluto, non giustificano né lo scetticismo né l'assenza da parte dei cristiani nella vita pubblica. Queste sono parole scoraggianti, ma grazie a Dio alcune delle figure più notevoli dei nostri tempi hanno sfidato questi pensieri, e molti sono venuti al meeting di Rimini. Penso per esempio ad anime coraggiose tipo Václav Havel, Lech Wałęsa e anche Giovanni Paolo II stesso. In uno dei suoi ultimi scritti, Václav Havel ha preso una posizione molto ferma contro il principio che gli uomini e le donne di sani principi dovrebbero stare fuori dalla politica. Diceva: non è vero che una persona di sani principi non appartenga alla politica, è abbastanza che i principi vengano lasciati lievitare con pazienza, determinazione, un senso di proporzione e la comprensione degli altri. Il leader ceco sosteneva questa opinione, anche se aveva avuto una certa delusione per i problemi sociali che sono emersi dopo la caduta del comunismo. La politica vera, scrisse nel 92, l'unica che pratico, è nutrita dalla certezza, consapevole o meno, che nulla finisce nella morte, tutto viene registrato per sempre, tutto è apprezzato altrove, in un luogo al di sopra di noi, in quello che io ho chiamato la memoria dell'essere, in quella parte che è inseparabile dall'ordine misterioso del cosmo, della natura e della vita, che i fedeli chiamano Dio e al cui giudizio sono soggetti. Io direi che Havel qui ci dica una cosa molto vicina al concetto di la natura dell'uomo e il rapporto con l'infinito. La sollecitazione di Havel, secondo cui non dovremmo preoccuparci tanto del vedere i risultati della nostra vocazione durante la nostra propria vita, mi porta infine a un problema che forse più che altri trattiene tante persone dal perseguire la politica. Cioè il senso, la sensazione che tanti hanno, cioè che la vita economica e politica sia governata da forze fuori del nostro controllo. Havel aveva capito bene questo senso di impotenza, dall'esperienza personale sapeva quanto facilmente si può abbandonare la speranza, però aveva rifiutato di incamminarsi in questo percorso e aveva detto c'è soltanto una cosa che non concedo, cioè che potrebbe essere privo di significato il fatto di lottare per una buona causa. Havel, come Cicerone, ha lottato per la politica con tutte le sue frustrazioni e delusioni. L'ha fatto perché ha capito un punto molto elementare che spesso dimentichiamo, cioè il punto sottolineato negli affreschi che si trovano appunto a Siena, nel comune, che dovevano, questi affreschi, ricordare ai notabili della città che le decisioni di ogni giorno a livello politico possono avere conseguenze di più ampio respiro per la popolazione. Ed è il lavoro della politica di ogni giorno che consente agli uomini e alle donne liberi
di ordinare la propria vita insieme, incanalando le energie del tumos per promuovere il fiorire dell'uomo, limitando le tendenze pericolose. Il lavoro della politica è veramente importante, rende possibile il fiorire di tutti gli altri aspetti della vita, il commercio, l'arte, la scienza, la letteratura, la filosofia. Quando si considera quanto dipende dal fare bene il lavoro noioso, rischioso, ignobile e che rappresenta una sfida morale, e quanto dipende dal farlo bene, allora non è così assurdo pensare alla politica come a una vocazione. In ultima analisi, la cultura viene prima della politica e il buon governo è cruciale per la capacità della società di produrre dei cittadini e degli uomini di stati virtuosi con spirito pubblico. Ecco perché i filosofi politici classici hanno avuto ragione nell'insistere sull'importanza del compito difficile di domare il tumos, senza soffocare i desideri potenti che ci portano fuori di noi. Ecco perché gli antichi hanno sottolineato la necessità dell'educazione. Ecco perché San Paolo e Sant'Agostino hanno insegnato che l'educazione non sono sufficienti senza fede, speranza e carità. Immagino che gli organizzatori quest'anno al meeting mi abbiano assegnato l'argomento proprio per questo motivo, cioè politica e desiderio, perché se la politica sono persone libere che stabiliscono come organizzare la loro vita assieme, allora educare la libertà è un compito politico di primo rango e l'irrequietezza del desiderio stesso è un segno che la natura dell'uomo è rapporto con l'infinito. Grazie tante. Ringraziamo la professoressa Glendon per questa splendida relazione che ci riporta alla natura della politica collegandola al titolo del meeting, e diamo adesso la parola a Wolf Farouk. La conversazione tra Obama e Mubarak è stata una conversazione dove Mubarak ha chiesto a Obama quant'è il reddito di un cittadino americano medio. Il presidente Obama dice $5,000 circa. Mubarak ha rifatto la domanda. E quanto costa la vita? Obama dice $3,000. Mubarak dice: e gli americani cosa fanno con questa differenza di $2,000? Obama ha riso e ha detto: beh, noi siamo uno Stato liberal, democratico, noi non controlliamo come i nostri cittadini spendono i propri soldi. Obama ha chiesto a Mubarak: e qual è il reddito medio dell'egiziano? Mubarak dice 1,000 sterline egiziane più o meno. Allora chiede: e la vita quanto costa in Egitto? Mubarak dice 3,000 sterline egiziane. Obama chiede: e da dove prendono questa differenza di 2,000? Mubarak sorride e dice: beh, noi siamo uno Stato liberal, democratico, noi non chiediamo ai nostri cittadini da dove prendono i loro soldi. Naturalmente è una battuta, no? Però c'è un altro aneddoto che invece non è una battuta e mi è successo personalmente, proprio a me.
Quando ho acquistato la mia prima automobile, volevo avere una patente, volevo la patente. E dopo un anno di guida senza patente, ogni volta che andavo a fare l'esame per la patente non riuscivo a passarlo. Dopo tante volte un amico mi ha detto: hai pagato qualche cosa, una tangente? E io ho detto: no, no, non posso dare una bustarella. Com'è che posso pagare una bustarella? E allora mi dice: beh, se non paghi mai e poi l'avrai la patente. È stato effettivamente difficile per me pagare questa bustarella. E quindi ho pensato a un certo punto che soluzione potevo adottare. Il giorno dopo sono andato dall'impiegato e sul pavimento ho lasciato cadere 50 lire egiziane, così. E gli ho detto: signore, ha fatto cadere 50 lire egiziane lei? Lui ha guardato per terra, poi mi ha riguardato e dice: io non ho fatto cadere questi 50, almeno 100 ne avrei fatti cadere. Sì, fa ridere, ma allora veramente a me non faceva molto ridere. È stata una cosa dolorosa. Perché nel nostro paese eravamo proprio obbligati alla corruzione, eravamo obbligati a vivere contro i nostri desideri di essere persone rispettose. Io in quel modo non rispettavo me stesso ogni giorno. E io penso che questo onere, questo peso, diciamo, di vivere contro i propri desideri, fosse esattamente la forza principale che ha portato alla rivoluzione. Quando parliamo di desiderio e politica, noi ripristiniamo la dimensione umana che era trascurata, ignorata dai politici e dagli esperti. I politici e gli esperti, soprattutto anche i giornalisti, dicono che le ragioni alla base della rivoluzione sono quelle che appunto sono qui elencate in italiano in diapositiva. Quindi stato di polizia, l'incredibile povertà del paese, la mancanza di libertà, la repressione. Noi possiamo elencare, però c'erano persone che avevano reagito anche anni prima della rivoluzione, ma c'era sempre una resistenza. Invece negli ultimi 5 anni si sono registrate 3.000 proteste, scioperi, sit-in, nuovi movimenti, sono nati nuovi movimenti contro il Presidente e contro la possibilità che il potere venisse ereditato da suo figlio. Tutte queste cose sono vere. Però tutte queste cose sono sempre esistite in Egitto da più di 60 anni. Che cosa è successo a un certo punto? Che cos'è che ha provocato questo cambiamento? Che cos'è che nel 2011 ha portato a questo cambiamento? È nata una nuova realtà. E di nuovo dico ancora una volta come è incominciata questa rivoluzione. Un giovane blogger ha filmato alcuni funzionari di polizia che distribuivano delle droghe. E questo l'ha messo appunto nei social network.
per vendicarsi, due informatori sono stati mandati da lui, l'hanno praticamente picchiato a morte. Naturalmente gli altri blogger si sono arrabbiati moltissimo. Uno ha creato una pagina internet che dice siamo tutti Khaled Said, che è appunto la persona che era stata uccisa. Diciamo che in un mese soltanto sono 650.000 persone che sono andate su questa pagina internet. Per la prima volta nella storia dell'Egitto, tutta questa quantità di persone, di egiziani, si sono incontrati. È desiderio di Dio insieme con un incontro, e questo incontro è stato garantito, consentito dalla nuova tecnologia e dai social network. Un dialogo costante, continuo, una conversazione, un dibattito continuo tra questi 650.000. Immaginatevi persone magari che scrivono di un'idea e ricevono 650.000 risposte. La gente era veramente molto arrabbiata. Alcuni chiedevano di incendiare la stazione di polizia, altri di uccidere i funzionari di polizia. Quando c'è un incontro, però, quando c'è un desiderio di Dio, c'è sempre anche la ragione. E quindi tanti altri li hanno fermati, hanno detto no, non si può fare, perché la violenza ci renderà uguali a loro. E poi hanno chiamato l'amministrazione e la polizia, e decine di migliaia di questi giovani il 25 gennaio del 2011 sono andati nelle strade e hanno dato dei fiori agli ufficiali di polizia. Queste persone, per la maggior parte, non sono disoccupati. Per la maggior parte, tra l'altro, occupano dei ruoli professionali veramente molto buoni. La maggior parte di queste persone non sono povere. Sono persone che, appunto, come chi ha visitato l'Egitto sa, hanno delle possibilità, hanno automobili, perché chi ha incominciato la rivoluzione per la maggior parte appartiene a classi elevate, al ceto medio-alto. Non sono quelli bisognosi, affamati, poveri che hanno avviato questa rivoluzione. È stato il desiderio di Dio che ha motivato, ha mobilitato questi giovani ricchi e ben istruiti, e gli ha dato l'idea proprio di rispondere alla violenza mediante l'uso dei fiori. È stato un momento, secondo me, sorprendente per tutti gli ufficiali di polizia. Decine di migliaia di poliziotti che erano nelle strade pronti per colpire i manifestanti. Invece questi dimostranti avevano in mano dei fiori. Sono stati sorpresi, non potevano fare più nulla. La gente che aveva paura in genere della polizia è stata incoraggiata a unirsi agli altri, ed è così che ha cominciato la rivoluzione. La rivoluzione non si è verificata per una crisi economica, per un'oppressione politica. Io personalmente c'ero fondamentalmente perché volevo proprio vivere secondo il mio desiderio.
La prova, la dimostrazione di quello che sto dicendo, che magari ad alcuni potrà anche sembrare ingenuo, la prova di tutto questo, di questa rivoluzione, è appunto il fatto che in Egitto durante i 18 giorni si è verificata una vera e propria utopia. Abbiamo sperimentato, abbiamo vissuto un'utopia. 24 giorni prima della rivoluzione è stata bombardata da Alessandria una chiesa da parte della polizia segreta del regime di Mubarak. La tensione tra le sette era molto forte in Egitto, ma poi 24 giorni dopo, nella piazza Tahrir, ho visto appunto corpi cristiani, corpi musulmani, e ho visto che i corpi cristiani diventavano una moschea e i corpi musulmani una chiesa. Guardate la mano di questo giovane nella diapositiva, tiene una croce. Questo è l'emblema dei cristiani egiziani, copti. È un segno proprio del loro orgoglio di essere cristiani. Tutti i cristiani si mettevano una croce qui o là per proprio far vedere di essere orgogliosi di essere cristiani. Quindi a un certo punto questi cristiani, orgogliosi di essere cristiani, però sono anche orgogliosi di vedere i musulmani pregare. Ecco, quindi, che nella piazza Tahrir i corpi dei cristiani erano come una moschea e quelli dei musulmani una chiesa. Qui vediamo un musulmano che prega davanti all'immagine di Cristo, per esempio. Da dove viene questa solidarietà così improvvisa? Da dove nasce questa solidarietà così improvvisa tra musulmani e cristiani? Io personalmente ho fatto questa domanda a tanti musulmani e a tanti cristiani. Ho detto: ami o odi gli altri? Entrambi hanno risposto: sì, odio i cristiani, sì, odio i musulmani. Però quando ho rifatto la domanda e ho detto: indicami il nome di un musulmano, di un cristiano che odi, non mi ha risposto nessuno. Non hanno la possibilità di dire un nome perché non identificano odio per una persona particolare. Non è una tensione tra esseri umani quella dell'Egitto, è una tensione tra stereotipi, tra gli stereotipi delle sette. Gli stereotipi, non hanno un corpo, ma gli uomini sì. Noi non possiamo odiare un uomo quando ha un volto, un nome, una personalità. Questo è quello che è successo nella piazza Tahrir, cioè un incontro dove tutti questi stereotipi a un certo punto sono crollati. Qui vediamo questo signore, non posso dire se è musulmano o cristiano, però guardate i suoi occhiali, sono degli occhiali che indicano un certo status symbol, probabilmente di una classe medio-alta. E vediamo che c'è una croce, un simbolo islamico. Dall'altra parte vediamo un bambino che ha appunto la mezzaluna islamica e la croce. Questo bambino, secondo voi, dopo questa esperienza, li odierà i cristiani o se un cristiano odierà i musulmani? Questa immagine potrebbe essere provocatoria per la maggior parte dei musulmani. In questa immagine ci mostra delle donne vicino agli uomini che pregano praticamente in un'unica fila. Questo non è mai successo perché in generale nelle preghiere islamiche ci sono gli uomini nelle prime file e le donne dietro. Qui vediamo invece uomini e donne che pregano gli uni accanto agli altri. Questo
non sarebbe successo al di fuori del contesto della piazza Tahrir. Noi parliamo sempre del ruolo delle donne nel Medio Oriente e qui vediamo che le donne sono sempre in prima linea. Le donne proprio sono qui davanti ai poliziotti, vedete come sono armati, li sfidano. Da dove viene questo potere? Viene dalla rabbia? Viene dalla povertà? Oppure da un desiderio di Dio? Una persona arrabbiata, secondo voi, pulirebbe la piazza in questo modo? Una persona arrabbiata, spinta dall'odio, secondo voi penserebbe alla bellezza? Io non credo che la bellezza abbia niente a che spartire con la rabbia. Secondo me la bellezza ha tanto a che vedere con il desiderio umano di Dio. Nella piazza Tahrir c'era una nuova arma, cioè gli iPhone e gli iPad. A questo proposito, vedete che per sopravvivere e tenere accese le proprie armi, la gente è ricorsa a diversi mezzi. Adesso, proprio per rispettare i tempi, vado avanti velocemente. Qui vediamo sempre che la rabbia non permette alla gente di creare arte e simboli. Le persone arrabbiate non si sposano davanti a un carro armato, non ascoltano la musica, non trasformano mura in bellissime opere, bellissime strade. Questa è un'esperienza che ho vissuto personalmente nella piazza Tahrir. Però dopo la caduta di Mubarak, che cosa è successo? Come appunto dicono gli esperti, i giornalisti, i politici, che cosa è successo? È successo il fatto che la primavera araba si è trasformata nell'inverno islamico. E vediamo questa vignetta che ci mostra appunto che c'è una piccola differenza nel nostro mondo tra l'autocrazia e la democrazia. Vediamo che l'Egitto è cambiato. Adesso l'Egitto ha la barba. Io non nego tutto questo e non voglio dire che tutto questo non sia vero, però ancora dobbiamo pensare a che cos'è la verità. C'è una verità senza una dimensione umana? No. Una verità senza una dimensione umana, una verità che non si basa sull'esperienza umana, non è una verità. I fatti possono essere neutrali, ma la verità no. La verità è appunto una posizione di parte dell'uomo. Tutte queste paure possono essere giustificate, però dobbiamo anche riconoscere altri fatti. Tutti hanno paura degli islamisti, però abbiamo visto come il popolo egiziano, che era abbastanza civilizzato da attuare questa rivoluzione, in pochissimi mesi ha cambiato il sistema di voto praticamente, e abbiamo un 25% di voti islamisti nelle elezioni presidenziali rispetto al precedente 71%, e quindi sì, gli islamisti hanno potere. Io sono contro l'ideologia dei movimenti islamici, però
non sono contro le persone che fanno parte di questi movimenti, sono contro di questi movimenti perché trasformano la religione in una ideologia, però coloro che appartengono a questi movimenti li rispetto profondamente e se vincono le elezioni hanno il diritto di prendere il potere. L'Egitto è cambiato perché? Perché questo desiderio di Dio ha cambiato la gente, l'ha resa diversa. Tutti si possono fare sentire adesso, ciascuno può fare sentire la propria voce per i propri diritti, tutti stanno attenti alla vita politica e c'è molta più sensibilità e sensibilizzazione. Questo è il primo passo nell'educazione alla libertà. L'Egitto non si è liberato quando è caduto Mubarak. La libertà è, diciamo, la fine di un lungo cammino d'educazione e noi ancora siamo agli inizi di questo cammino. Qua vediamo l'esempio del cambiamento. Vedete, questa è la fila per il seggio elettorale. Prima della rivoluzione, naturalmente, la partecipazione alle elezioni era al massimo del 7%. Questa nuova consapevolezza ha anche delle proprie metafore. Il giorno delle elezioni, Facebook in Egitto era Fingerbook, perché tutti hanno votato e praticamente tutti quelli che hanno votato hanno sostituito la propria foto su Facebook col proprio dito. Ecco, sono andato negli Stati Uniti alle 11 della mattina, tornando in Egitto, ho trovato un caffè, un bar pieno di gente, come vedete in diapositiva. Strano, no? Perché in generale i poveri egiziani vanno nei bar per vedere la televisione via satellite perché non ce l'hanno a casa e soprattutto per guardare, non so, le partite del Barcellona, del Madrid. E ho detto al taxista: che partita c'è oggi? E lui mi dice: no, non è una partita, questa è una sessione del Parlamento. Una seduta. Ecco il cambiamento dell'Egitto. Questo è il nuovo Egitto. Il presidente nei passati 60 anni era quasi un dio per l'Egitto. Invece adesso abbiamo visto candidati che villaggio dopo villaggio andavano a pregare la gente di votarli. In Egitto abbiamo per esempio una grossa divisione tra islamisti, tra liberal, abbiamo dei conflitti veramente molto forti nel nostro paese, abbiamo dei conflitti anche all'interno di edifici dove si dibatte molto, ma non sono violenti. Il numero di persone che si sono unite ai partiti politici è aumentato del 100%. Questa è una dimostrazione di donne. 25.000 donne egiziane hanno dimostrato nelle strade per la prima volta dal 1919 per sostenere i loro diritti. Questo è il nuovo Egitto. Naturalmente quello che è accaduto dopo la rivoluzione non se l'aspettavano tutti. Vivevamo in un sogno e speravamo in una fine hollywoodiana della rivoluzione, ma purtroppo la realtà non è sempre la stessa cosa dei film. Ci sono stati anche dei conflitti brutali e qui vediamo i giovani attivisti del futuro dell'Egitto. La maggior parte degli egiziani, non, visto che non hanno i social network, ecco, sono stati sensibilizzati nelle piazze. I social network sono stati portati nelle piazze.
Okay, the next image is supposed to... Qua vediamo altre immagini. Here we see something else also. Riferite a qualche cosa di diverso. Sono dimostrazioni in aree povere, aree generalmente controllate dagli islamisti, dagli estremisti, controllano infatti questi le moschee di tutte le aree più povere. Vediamo che la gente anche qui manifesta, grida, urla contro l'esercito e contro il controllo militare della vita politica in Egitto. Allora, così come all'inizio della rivoluzione, gli islamisti erano sempre contro queste cose. Il 25 di gennaio, appunto, la guida suprema della Fratellanza musulmana ha detto: non ci uniamo a questa manifestazione perché non sappiamo chi ci sia dietro. Durante questa dimostrazione contro l'esercito, gli islamisti erano in Parlamento per onorare i generali dell'esercito. Vediamo appunto che usavano delle modalità molto semplici, creavano la loro televisione in questo modo. Questo è l'Egitto 2012 e questo è l'Egitto 2011. Gennaio 2011, inizio della rivoluzione, 2012. Questa è la dimensione umana, il fattore umano. E quando parliamo dell'Egitto, della sua economia, del suo futuro politico, normalmente ignoriamo questa dimensione. Durante uno degli scontri io sono stato in piazza e ho parlato ad un giovane lì presente e gli ho detto: questa è solo una lotta per liberarsi. E lui mi guarda e dice: essere liberi? Noi siamo liberi. E questo è quello che fanno gli uomini liberi, cioè sostengono i propri diritti. Libertà. La libertà fa parte della natura umana. E per ritornare al titolo del meeting di quest'anno, la natura dell'uomo si basa sulla libertà. E la libertà è l'unico bagno verso l'infinito. Gli schiavi degli stereotipi dell'ideologia non possono raggiungere l'infinito perché sono limitati, sono condizionati dagli stereotipi e dalle ideologie. Questa rivoluzione per noi ha dimostrato che il desiderio umano di Dio è veramente una cosa che non può essere sconfitta. In tutti i cuori l'uomo ha questo potere. Deve essere solo riconosciuto. Non esagero quando dico che per la prima volta nella mia vita ho riconosciuto il potere di questo desiderio di Dio proprio qui al meeting di Rimini, negli occhi di migliaia di volontari che rendono la nostra presenza qui oggi possibile. Quindi per questi giovani in Egitto e per i giovani volontari io ho speranza per il futuro e ho fede per il futuro. Grazie tante. Allora, traggo innanzitutto quattro punti dalla relazione di Miriam Glendon. La prima è che c'è chi, volendo commentare il meeting o altro, divide
tra la religione, che è una cosa spirituale, e la politica, che è una cosa di schieramento. Questa è una visione semplicemente protestante della questione. Questa divisione tra spirito e materia è qualcosa che è sbagliata, perché l'ha detto Mary Ellen Glendon a un certo punto quando parlava di Havel, perché la vita politica di tutti i giorni influenza la vita degli uomini, ha a che fare con la vita degli uomini. Se il cuore della vita politica è la vita degli uomini, evidentemente questa è influenzata dalla politica. Allora non esiste posizione religiosa che non abbia a che fare con la politica, ma la politica è ben più che lo schieramento, per il partito, che il potere, come ha detto all'inizio. Anzi, se la politica è ridotta a potere, è una riduzione del desiderio. Chi parla così riduce l'idea di desiderio. Primo aspetto. Secondo aspetto, a un certo punto, citando San Paolo, ha detto: credo nella legge, è ammirabile. Chi si sorprende e si stupisce che noi applaudiamo il primo ministro, il presidente della Repubblica, i ministri, non capisce che noi rispettiamo il potere per la funzione che ha di aiutare gli uomini al bene comune, prima ancora di giudicare come viene fatto, perché noi siamo come, io sono di Milano, della mia parrocchia Nabore e Felice erano soldati romani che furono martirizzati quando Diocleziano volle far adorare l'imperatore, ma che prima servivano l'imperatore romano, perché l'autorità per noi è un valore per la vita normale, per questo noi applaudiamo la gente. Non perché siamo schiavi del potere, ma perché capiamo che uno, per qualunque ragione, democraticamente viene eletto, ha una funzione importante e noi partecipiamo a questo tentativo, siamo simpatetici a questo tentativo, non abbiamo l'idea che il potere sia cattivo a priori. Il potere può essere buono e cattivo, tant'è vero che nella vita cristiana ci sono stati anche re santi come per esempio re Luigi in Francia o re Stefano d'Ungheria. Chi ragiona così è un manicheo, cioè non è cristiano. Terzo aspetto. Ma allora come nasce questo, come avviene questa possibilità? È esattamente una possibilità. Il potere può essere buono o cattivo, la vita politica può essere buona o cattiva, ma non è automatico. Dipende da come l'uomo lo intende. Citando Agostino, Paolo, citando Havel, citando il Concilio Giovanni Paolo II, contrapposti a Machiavelli e Hobbes, noi abbiamo visto, si può intendere la politica come potere, come ambizione, come non razionalità, perché è interessante l'idea, la politica diventa potere e violenza quando viene fatta fuori la razionalità. Invece può essere espressione del desiderio, dell'apertura dell'uomo, della costruzione, del bene comune, della ricerca del bene comune. Allora dipende dall'uomo che il potere sia qualcosa per l'uomo o no, non è automatico, non è necessario, e viene molto prima dello schieramento. È un tentativo, come tutti i tentativi nella vita dell'uomo, di vivere l'infinito, con molte cadute, perché interessante anche l'altro passaggio, chissà cosa c'entrava, invece c'entra, non faccio il bene che voglio e faccio il male che non voglio, anche in politica. È un tentativo, diceva Giussani, ironico, un tentativo di costruzione. È la libertà, basta con i meccanicismi, basta col bene e il male, basta col manicheismo, basta con l'a priori dire che una cosa buona è cattiva. L'uomo è più grande delle circostanze, può costruire un potere per sé e per altro, può sbagliare e può ricominciare. Basta con i manicheismi e basta con i giustizialismi che dicono che una cosa è buona e l'altra è cattiva. Ci siamo liberati con Sant'Agostino del manicheismo, non vogliamo tornarci nel 2000. Sono passati qualche secolo. E allora, quarto e ultimo passaggio, il primo compito politico, l'ha letto la Glendon,
alla fine è costruzione del bene comune, educazione e cultura. È questa preparazione dell'educazione. Il nostro compito innanzitutto è questo, non di partecipare direttamente alla politica. Se qualcuno di noi lo fa, è una vocazione personale, ben accetta, voluta, come tutte le vocazioni, ma il nostro compito è educare a questa responsabilità, a questa cultura, a questa responsabilità. Ci vuol pur qualcuno che generi, perché sennò, se non c'è il soggetto, non c'è nulla. E allora si capisce la splendida, diciamo, altra faccia della medaglia dopo questa prima splendida faccia di Farouk. Questo percorso inedito della rivoluzione egiziana, che è anche una grande lezione di giornalismo, perché ammettiamolo, in tutto questo periodo non abbiamo visto un media che abbia raccontato in questo modo queste cose. Anche qui c'è lo schieramento, chi dice a priori che va tutto bene, chi dice a priori che va tutto male, ma non abbiamo visto che c'è un percorso dell'uomo, l'abbiamo visto dalle immagini, oltre alle sue parole, dalle immagini. Pensate, desiderio umano di bene e incontro, non è che l'abbiamo preparato e l'abbiamo costretto a dire queste cose, Desiderio umano e incontro, l'abbiamo visto dal vero, la voglia di essere protagonisti del proprio popolo dopo una dittatura. E questo percorso sembrava quasi la declinazione, di quello che ha detto Marianne Glendon. Il desiderio dell'io che improvvisamente si trova di fronte a un sopruso in piazza e scopre con altri di avere lo stesso desiderio, più in modi diversi, e comincia un percorso. Un percorso che sembra quel percorso citato prima da Havel. Ricordatevi che quando nessuno parlava di Havel, quando non era presidente, noi abbiamo editato, l'ha editato Xeo, un libro che si chiamava Il potere dei senza potere, che parlava di verità, come parlava di Farouk. Questa stessa percorso che è stato fatto da Carta 77, anni prima, ma si può raccontare la politica con questi fatti che avvengono in punti diversi del mondo, in culture diverse, ma hanno la stessa struttura? Io non sono uno statistico e per deformazione professionale penso che la realtà si guardi con la statistica. Quando una cosa avviene tante volte vuol dire che nasce una legge. E qui si vede che il desiderio dell'uomo non è questa cosa che c'entra con la chitarra e il mandolino, c'entra anche con la chitarra e il mandolino. Ma c'entra anche con il bisogno di giustizia, di verità, e genera movimenti, genera incontri. E questo pian piano arriva a influenzare le istituzioni, a ricostruire dal basso l'idea di una democrazia nuova dove non c'era. E qui si vede questa democrazia che viene partecipata, che ha un voto, che non è esente da rischi, è una possibilità, la categoria della possibilità. C'è la possibilità o meno di andare avanti, ma questa possibilità dove regge? Sul fatto che questo desiderio si alimenti, si costruisca, si generi, si incontri, veda, guardi, addirittura guardando la televisione, come dire, le sedute del Parlamento, in Italia non avviene mica tanto. E sul fatto che ci siano manifestazioni femminili in un posto che tutti direbbero, tutti ci dicono, ha rimesso il velo. Allora questo secondo me è un conforto finalmente anche per noi, andiamo avanti così, non perché siamo bravi, non perché noi abbiamo la verità in tasca, ma perché parlando di desiderio, di infinito, parliamo di qualcosa che ci precede, parlando di incontro parliamo di qualcosa che incontriamo, non è nostro ma è un metodo che ci permette di essere protagonisti senza mettere la schiena sotto nessuno, ma apprezzando e partecipando al tentativo di costruire il bene comune anche nel nostro paese. Grazie. Fine degli anni 70. Tra alcuni amici che condividono l'esperienza cristiana nasce il desiderio di incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello che di bello e buono c'è nella cultura del tempo.
volontari sono più di 3.000 durante la settimana del meeting. Sono